Bonsoir à tous et bienvenue sur ce call. Buonasera a tutti e benvenuti in questa chiamata di Leadership Academy. Fatemi sapere se mi sentite correttamente. Italia, fatemi sapere. Scrivete sì se mi sentite. Ok, super. E est-ce que mes amis italiani, fatevi sentire se ci siete. È importante che io sappia se mi sentite. Grazie Marilena. Adesso parlerò un attimo in inglese per spiegare come tradurre, come andare a cercare la traduzione. Dunque abbiamo Chiara Rosiglioni oggi che ti farà la traduzione in italiano. E dunque scegliete Italia e avrete la traduzione. E dunque ritorno in francese. Amici, eccomi qui, vado a registrare la call. Recording in progress. E dunque vi stavo dicendo benvenuti in questa Leadership Academy. Sapete che ogni giovedì alle 19.30 ora della Francia abbiamo una sessione che è assicurata da un leader della squadra 50K o più e dunque persone competentissime. Dunque oggi, prima di sviluppare la tematica, ho delle informazioni molto importanti a darvi. Prima di tutto voglio andare nel mio cellulare e vi dico esattamente voglio confermarvi quello che avete sentito alla CEO call e per chi invece non fosse stato collegato avete ricevuto una mail. In poche parole dovete avere coscienza di ciò che è appena successo per il mese di giugno perché è letteralmente stratosferico come annunci. Per chi era connesso prima di rifare l'annuncio di quello che è stato detto, potete dirmi nella chat, ve lo faccio vedere a tutti così tutti la vedono, mettete una parola che qualifica la potenza degli annunci che abbiamo avuto nella CEO call di giugno. Scrivetelo in qualsiasi lingua. Sono delle parole che non riesco neanche a leggere in francese, ma mi fa piacere vedervi. Eccezionale, enorme, straordinario. Straordinario, addirittura Mehdi l'ha detto in italiano. E dunque, perfetto, siamo tutti d'accordo. Per farmi capire una cosa, quello che è stato annunciato è semplicemente la prima volta nella storia di MWR Live, non si era mai visto ancora, è la prima volta che lo abbiamo fatto e quello voglio ripetervi quello che è stato detto, perché mi voglio focalizzare su due promozioni particolari importanti. La prima è il Welcome Back. Avete già sentito parlare di questo? Un anno fa circa l'avevamo fatta. È una promozione che permette, che dà l'opportunità a chi era stato iscritto, dunque a chi magari si è cancellato o non è attivo, di tornare membro solo con il prezzo della membership. Dunque non devono ripagare l'attivazione e il B-Center, ma solo la mensilità. E per di più riceveranno il doppio dei punti fedeltà di quello che versano. Ma una cosa fantastica che non si era mai vista è solo per il mese di giugno e per la prima volta daremo l'opportunità. Ascoltate bene quello che dico come parole perché sono importanti. In questo mese di giugno diamo l'opportunità a ogni persona che incrociamo di vincere un viaggio. Ripeto. Su questo mese di giugno noi diamo la possibilità, l'opportunità a tutte le persone che incontriamo di vincere un viaggio. E questo è molto importante di capirlo, perché questo messaggio è importante detto in quel modo, perché tante persone, e voglio condividere con voi, nel network marketing sono nel bisogno di reclutare e non nel fatto che offro un'opportunità. Voi dovete mettervi in questa energia e ne parleremo dopo perché la tematica di questa sera è energia, vibrazioni e pensieri. E se vi mettete nella vibrazione sbagliata, non siete nella richiesta ma nell'offerta. E voi in quel caso offrite qualcosa.
a qualcuno. Dunque, date alle persone la possibilità di viaggiare a prezzi scontati. Dunque, date la mano, tendete la mano alle persone, ancora più quando le offrite la possibilità di viaggiare e di ricevere un viaggio in omaggio. E voglio farvi un esempio che sarà molto chiaro. Rispondetemi nella chat. Quando andate magari a fare spesa, immaginate che fate spesa per la settimana 300 euro. Sareste felici che in cambio della vostra spesa vi regalano un viaggio? Rispondete nella chat. Immaginatevi che andate a fare la vostra spesa e vi regalano un viaggio. Vi piacerebbe? È un'altra domanda. Andate a comprare magari un nuovo divano, capita, no, di rinnovare i mobili. Andate a comprare un nuovo divano che costa 1000 euro. Vi piacerebbe che con questo avete anche un viaggio? Dunque, con il divano nuovo vi regalano un viaggio. Immaginate di comprare una macchina, perché anche quello capita ogni tanto. Con 20.000 euro spesi nella macchina vi regalano un viaggio. Sarebbe fantastico, no? Certo. E adesso immaginate di acquistare una casa che magari costa 200-300.000 euro e per 25 anni fate un mutuo. Vi piacerebbe che vi offrano un viaggio? Sì? Allora ho una grande notizia da darvi. È che quando noi facciamo spesa non ci offrono il viaggio, quando compriamo la macchina non ci offrono il viaggio e neanche quando compriamo la casa. L'unica cosa che ci offrono è un tasso di interesse per la casa, dove pagheremo ovviamente dei interessi per poter avere la stessa cosa per la macchina se fate un prestito. E quando acquistate vi danno i beni per poter sopravvivere durante la settimana e non vi daranno un viaggio. E quello che voglio farvi capire adesso subito è che per una cifra spesa nel mondo tradizionale, dunque, non ci offriranno niente in cambio, a parte il prodotto o il servizio che volevamo. Qui offrite alle persone la possibilità di viaggiare a un prezzo più basso, di fare dei shopping a prezzi più bassi. Offrite un'opportunità finanziaria straordinaria che è nel network marketing alle persone e dunque offrite tre vantaggi per il semplice fatto di essere membri. E per di più, come ritorno di questi vantaggi, hanno anche un viaggio offerto. Cominciate a comprendere i termini da utilizzare e a capire quanto è potente, quanto è pazzesco. Non so che parola usare per dirvelo, come avete detto nelle chat. Dunque avete compreso la potenza di ciò che abbiamo questo mese. Ci sono due scelte di fronte a questo. E le due scelte sarete voi a scegliere questo mese. La prima scelta, lo chiamo la scelta di essere un po' pigro, un po', insomma, tranquillo. Vabbè, meno è facile, meglio è. Siamo a giugno, magari c'è il sole, finalmente posso anche andare un po' al mare. Invece di fare presentazioni, esco con gli amici. Ed è giusto, è normale. È giusto, ognuno fa veramente la sua scelta. E ogni, ricordatevi questa sera, questa frase, ogni azione comporta una dose di conseguenza. Significa che le vostre azioni produttive porteranno una conseguenza e la procrastinazione e inazione comporteranno anche quelle una conseguenza. E dunque su questo mese di giugno, personalmente, è la mia raccomandazione, non è il momento di dormire, non è il momento di essere pigro o di procrastinare. Non è il momento di rimandare più in là quello che potete fare oggi, perché questo mese di giugno è la vostra opportunità di andare a prendervi una posizione di gold, di platinum, di titanium o il carbonus, qualsiasi rank volete raggiungere. Questo mese è il mese che è tra le vostre mani per poter andare a avere risultati. Perché se non lo fate ora, non lo farete mai. Oggi avete la possibilità di offrire a tutti i vostri amici, le vostre conoscenze, un viaggio solo per il fatto di raggiungerlo.
e non è mai stato così facile fare una chiusura. E dici, guarda, ti iscrivi, vinci un viaggio. Ovviamente ci sono delle richieste, non è per tutte le membership, è solo con la membership elite. Se la persona decide di iscriversi come membro elite, dopo 6 mesi di membership attiva avrà il viaggio. Se decide invece di fare il turbo, lo avrà immediatamente. Dunque, cosa vi invito a fare? Fate un massimo di turbo. Guadagnerete il doppio di guadagni, le persone avranno più vantaggi e guadagneranno il viaggio. E questa era la piccola parentesi che volevo fare a questa call, che era importantissima. La seconda parentesi riguarda l'evento di sviluppo personale per i francesi, che sarà a settembre. Per chi ha preso il biglietto per l'evento, e c'era anche la possibilità di pagarlo in 2 volte, nei primi 5 giorni. Dunque questo non è per l'Italia, ma per chi parla francese. E dunque, in questo caso, chi versava in 2 versamenti avranno il versamento prolungato. Dunque, qui parliamo dell'evento di settembre in francese. Ci sarà ovviamente anche l'evento ad ottobre, il nostro bootcamp, che quello sarà un modo veramente di trovarsi tutti a Toulouse, un posto nuovo dove non siamo mai stati, incredibile. E avremo la possibilità di avere un evento talmente pieno di informazioni, di novità, che nella seconda, anzi nella fine parte dell'anno, sarà veramente incredibile, come lo sarà quest'estate. E dunque, importante, se non l'avete preso ancora, prendete il vostro posto, andate sul back office. E dunque vi ricordo anche un'altra cosa, non ci sono tanti posti VIP rimasti, dunque muovetevi, perché c'è veramente poca possibilità ancora di raggiungere i posti VIP. E dunque è molto importante che prendiate il vostro posto e soprattutto che facciate prendere il loro posto alle persone delle vostre squadre. Dunque, non rimandate, perché probabilmente l'evento in quel caso sarà sold out. Ora, adesso chiuso la parentesi e partiamo con la tematica di questa serata. E dunque voglio parlare di una tematica di oggi, che parleremo di pensieri, di energia e di vibrazioni. Voglio condividere con voi una cosa che è molto interessante, quello che voglio condividere con voi, perché andrò proprio nello sviluppo proprio puro e voglio che capiate meglio quello che è sto sviluppo personale, perché sono delle formazioni molto particolari. È la tipologia di sviluppo personale che a me piacciono moltissimo, perché quello che comprenderemo con questo è che ci sono 2 frasi importanti. La prima è che siamo tutti nati per avere successo, ma condizionati a non averne. E ve la scrivete questa frase: siamo tutti nati per avere successo, ma programmati e condizionati al fallimento. E la seconda frase, che è legata a questa, è che i vostri pensieri creano la vostra realtà. Quando accumulate queste 2 frasi, comprendete che c'è una cosa molto potente, che l'essere umano ha la capacità, oppure, ascoltate benissimo perché è volontario quello che dico, ha la capacità, oppure si dà personalmente l'incapacità di riuscire la propria vita. Avere successo nella vita è una parola molto grande. Qualcuno che guadagna tanti soldi può dire: io
ho successo perché l'altezza dei miei sogni, i desideri miei, sono soddisfatti con questi 5.000 euro, ho tutta la vita, stile di vita che io voglio e la felicità che voglio. Altre persone magari vorranno più soldi o vorranno altre cose nella vita. Dove voglio arrivare? Che ogni essere umano su questa pianeta deciderà che è capace o incapace di ottenere ciò che desidera. E quando vi dico che siamo nati tutti per aver successo e programmati per non farlo, e che qualcuno magari incomincerà a pensare: ma io non ho studiato quello che dovevo per avere successo, non ho l'esperienza per avere successo. E vi voglio fare una testimonianza personale per farvi capire oggi che 10 anni fa, quando ho scoperto l'imprenditoria e soprattutto il mondo dello sviluppo personale, ho capito che c'erano tantissime persone che si autosabotavano, perché hanno questo stato d'animo di: io non posso avere successo perché sono troppo giovane, troppo vecchio, troppo bianco, troppo scuro. Qualsiasi cosa, noi quando arriviamo su questo pianeta, veniamo al mondo senza credenze limitanti, senza etichette, non abbiamo esperienze negative. Quello che ci porta a pensare in quel modo, purtroppo, è una realtà. È quello che ci circonda, le esperienze che facciamo, le persone che avete incontrato magari nel vostro cammino, colleghi che avete avuto fino ad oggi, magari sono i vostri capi che vi hanno un po' plagiato, ma dicendo magari che non eravate bravi, o i professori che a scuola vi hanno detto che non eravate bravi, che non potevate aver successo. Dunque io lo chiamo l'esperienza, perché ci sono 3 cose diverse. C'è l'esperienza, che crea un'energia, che crea un risultato. E dunque, prima di tutto, mettiamo l'esperienza. Dunque, la vostra esperienza è data da chi siete e da chi vi circonda. Noi spesso diciamo che siamo la media delle 5 persone con cui passiamo più tempo. E ovviamente analizzerete qualcosa, che hanno magari un vocabolario che non è elaborato, che parlano male, che non hanno una buona comunicazione. A un certo punto non sarete arricchiti personalmente e non vi darà la possibilità di migliorarvi, di parlare in un modo migliore, di comunicare meglio. Magari il contrario, parlerete peggio. Osservate questo. Magari non dite parolacce se avete persone intorno che le dicono di continuo, magari tra qualche mese comincerete a dire parolacce anche voi, ma in maniera automatica. E non è una volontà. Non vi siete alzati quella mattina dicendo: oh, oggi voglio usare dei termini anche forti. Non mi sono alzato stamattina dicendo porca vacca non funziona. Ma invece, se comincio a, e spesso lo vediamo le persone, soprattutto gli adolescenti, gli adolescenti sono il migliore esempio di quello che sto condividendo con voi, che in funzione degli amici che hanno, avranno un linguaggio diverso, si comporteranno diverso, anche il linguaggio del corpo cambierà. Dunque, quello che voglio farvi capire, e ovviamente non è che vi sto dicendo che il vostro, chi vi circonda, va bene o non va bene, assolutamente no. Vi sto solo dicendo di prendere coscienza e di prendere delle decisioni su di chi vi circondate, perché al 100% è sicuro che chi ci circonda ha un impatto su di noi. Se io penso a persone che vogliono solo derubare o fregare la gente, ovviamente dopo sarò un pochino più sulla cattiva strada. Se invece sono con imprenditori, con persone che hanno tanta crescita, che migliorano la loro vita, che hanno tanti bei risultati, che sono persone di successo, se sono sempre in mezzo a queste persone, è ovvio che non potrò che migliorare me stesso. E dunque, quello che voglio portarvi è che la vostra esperienza è costruita ogni giorno dalle 5 persone che frequentate di più. E non è solo questo, perché la vostra esperienza sarà anche fatta dalle vostre esperienze personali. Per esempio, vi do un esempio concreto. Se io
sono una persona nuova nel mondo del network, sono appena partito. E ho iniziato a fare 10 appuntamenti. E i primi 10 appuntamenti vanno malissimo. I primi 2 sono arrivati in ritardo, ho fatto la presentazione da solo perché la mia plan non era disponibile, è andata male perché non avevo fiducia in me stesso, era poco che lo facevo, dunque non sapevo bene cosa dire. E ovviamente le persone non si sono iscritte perché erano i miei amici, ma non hanno avuto fiducia e non mi ha dato fiducia. Ma non ho smesso perché sento le formazioni e capisco che non bisogna mollare. E dunque ho fatto altri 8 appuntamenti e ogni volta mi sono un po' migliorato, ma le persone a chiusura non sono riuscito a iscrivermi. E in poche parole mi dicono sempre le stesse obiezioni: non ho soldi, non ho il tempo. E io ogni volta non riesco, non so cosa obiettare a questo. Passiamo al secondo livello per capire il processo. È un sistema, la vostra esperienza è lì, a questo livello, è negativa. Da questa esperienza negativa che cosa succede? Che genera un'energia. E questa energia, ovviamente, a un certo punto vi porterà all'11° appuntamento con un po' di apprensione e l'energia che avrete non sarà grandissima perché non siete nella buona energia, perché non pensate offro una opportunità straordinaria, siete piuttosto nel non sono riuscito a chiudere 10 appuntamenti, dunque non so se riuscirò a chiudere questo. Non so come fare per fare la chiusura. Non ci riuscirò. E in che energia entrerete? La potenza delle parole, la potenza del pensiero, la potenza del vostro dialogo interno, quello che vi raccontate voi stessi nella vostra esperienza, è molto più potente di tutte le informazioni che potete fare. Se riuscite a controllare il vostro sistema di parole interne, quello che voi dite, i vostri pensieri creano le vostre realtà. Questo cambia la vita. I vostri pensieri cambieranno la vostra realtà. Dunque, se pensate di non essere bravi, non sarete bravi. Se pensate di essere bravi, sarete bravi. Se pensate di riuscire nella vita, riuscirete. Se pensate di avere tanti soldi, avrete tanti soldi. Se pensate che potete riuscire nel network marketing, riuscirete. Ma se pensate che non è per voi, non sarà per voi. E dunque, la realtà è che l'energia nel quale voi volete andare entrerete. E dunque i risultati che attirerete sono quelli dei vostri pensieri. C'è quello che chiamo, entro un po' più nello spirituale, c'è quello che sono delle vibrazioni e sono delle cose che non sono palpabili, ma la vibrazione che emani e che mandi alle persone sarà una vibrazione che è emessa, è una vibrazione ricettiva. Quando tu sei con delle persone, la tua vibrazione emana e dunque hai dall'altra parte altre vibrazioni. E se tu manchi di fiducia, non perché sei una persona che non è fiduciosa in se stessa, ma perché le tue esperienze hanno creato i tuoi modi di pensieri e crea il tuo risultato. Ti stai facendo del male perché hai un sistema sbagliato nella tua testa. Quello che ti invito a fare è localizzare con chiarezza ogni cosa che fate nel vostro business, perché ovviamente parlo di business qui, potete benissimo adottarlo nella vostra vita di tutti i giorni. Qui parliamo di MWR Live. Avete un business straordinario tra le mani. Voglio rifare l'esempio che vi ho dato. Inversate il significato che avete. Prendete il significato dell'inizio della call che vi ho dato. Offrirò un regalo straordinario a tutte le persone che incontro. Può essere che sì. Ho avuto 10 rifiuti finora. E allora? È semplicemente 10 persone che non erano interessate, per i quali non andava bene. Non siete responsabili, non siamo noi responsabili della decisione delle persone. Noi le diamo solo l'opportunità. E adesso le prossime persone che avrò davanti a me sono persone a cui posso cambiare la quotidianità, posso cambiare lo stile di vita,
e forse saranno i prossimi collaboratori con cui avrò voglia di collaborare. Cambia il tuo modo di vedere le cose. E dunque torno a questo primo blocco che è importante, quello delle esperienze. Il blocco delle esperienze è primordiale per quanto mi riguarda. Non avete mano sul passato, questo è importantissimo. Non abbiamo la possibilità di quello che c'è stato. Troppe persone vivono nel passato. Ma sai, mi è successo quello. Sai, ho vissuto questo, ho fatto questo. Non fa niente. Sapete perché? Perché a forza di vivere nel passato rimanete bloccati nelle problematiche del passato e vi tirerà indietro. Dovete andare avanti. C'è una frase che mi piace che dice: il tuo passato non determina il tuo futuro. È reale, perché il futuro si costruisce ora. E dunque, le esperienze che voi avete avuto hanno creato la persona che siete oggi, certo. Magari avete dei professori che sono stati sbagliati nella loro educazione e vi hanno un po' smontato. Magari ci sono state delle persone, anche magari nella famiglia, nei vostri familiari, persone che ci distruggono un po' a livello emozionale la nostra fiducia. Sì, magari ti ho detto che se non fai la laurea non avrai successo. E invece io, per esempio, non ho fatto l'università e ho guadagnato tantissimo e ho viaggiato tantissimo. E ho fatto solo la maturità. E non sto dicendo di non farle, assolutamente. Sto dicendo che non determina i vostri studi, non determinano quello che sarete o quello che avrete come successo. Ed è quello che voi mettete nella vostra testa come significato che avrete successo all'esterno. E non è quello che vi circonda che deve dettare il vostro potere interno. Io dico sempre che ogni persona ha un potenziale. Tutti hanno un potenziale. E scelgono di svegliarlo o di lasciarlo addormentato. Decidiamo di lasciarlo dormire perché scegliamo di rimanere condizionati. Scegliamo di rimanere formattati a quello che noi conosciamo. Non è per niente che vi dico che siamo nati tutti per avere successo, ma condizionati invece a fare un certo tipo di lavoro, a guadagnare un certo tipo di soldo, stipendio, avere un certo tipo di pensiero, di comunicazione, di come esprimersi, di quello che possiamo fare. E dunque, in funzione di quello che abbiamo fatto o imparato. Ed è importante di capire che oggi tutto quello sono delle credenze limitanti che ci sono state date dalle esperienze o dalle persone. Ma è quello che volete realmente per il vostro futuro? Perché lì è la domanda. Dunque, il futuro inizia adesso. E dunque pensate molto, molto fortemente a questo blocco di energie sull'esperienza e sui risultati. Ogni esperienza che voi avrete farà sì che voi avrete un'energia che vi darà un risultato. E l'energia che decidete di avere sarà legata all'esperienza, perché creerà un sistema di pensieri che scegliete di adottare. E dunque questa attività decido di adottare uno schema di pensiero basato sul successo. Dunque, qual è il mio tipo di pensiero oggi? Io spesso capisco subito dove magari sta il blocco, perché magari in una frase mi hanno detto 5 volte problema, oppure è difficile avere contatti nuovi, oppure quando sono in appuntamento è difficile chiudere, e poi le persone che si iscrivono è difficile istruirle. In poche parole, ha detto 3 volte problema e difficoltà. E dunque il significato che tu hai nella tua testa è difficile. E come vuoi che sia facile? E lì forse vi sta aprendo gli occhi sulla vostra modalità di pensare. Ma è la realtà. Cominciate a usare buoni vocabolari, soprattutto nella vostra testa, per poter osservare. Prima di tutto vi libererete fisicamente, spiritualmente, energeticamente. È una realtà.
perché tra ripetersi davanti allo specchio, provate a fare questo esercizio. Ripetete davanti al vostro specchio, alla vostra immagine, con un'aria seria, e vi guardate e vi dite 50 volte: non sono bravo a nulla e non posso riuscire. E lo pensate con energia. Vi garantisco che dopo 10 volte vi sentirete male, ma se lo fate per 50 volte andrete a pensarlo. E invece provate a fare questo. Vi guardate, ci credete, avete una giusta vibrazione, credete a quello che state per dire e vi mettete davanti allo specchio e vi dite: sono un leader, avrò successo nella mia vita. E farò esplodere i contatori nel network marketing, è fatto per me e ci riuscirò. E lo ripetete 10, 20, 30 volte: sono un leader, sono un businessman o businesswoman di successo, ci riuscirò, è fatto per me e avrò successo nel network marketing. Per le persone che lo sentono per la prima volta può sembrare strano riguardo a quello che conoscete nel mondo, non è facendo quello che tutti fanno che avremo un risultato diverso. E dunque quello che vi sto dando come chiave è uscire dalla matrice, dal condizionamento e dal sistema di pensiero generico. E qual è la credenza che voi avete per ogni cosa? Che credenza avete associato a questo business? Avete associato una cosa positiva? Sì, farò una grande carriera con MW Life, sarò pagato, incontrerò persone straordinarie, avrò successo. Oppure pensate riguardo a magari le esperienze che avete avuto. È difficile, non è facile, non so se ci riuscirò. Oppure ancora peggio, avete una credenza, no, non è per me, tanto mi collego alla formazione, ma sicuramente sarà cosa già che ho sentito. No, persone come MD, vabbè, loro sono bravi, ma io non sono in grado come loro. Onestamente, vi do una rivelazione, soprattutto su quello che ho detto. Non sono nato per questo, come nessuno di noi è nato per qualcosa. Ho solo preso coscienza di quello che vi sto dicendo ora. Che potevo fare qualcosa della mia vita, perché 10 anni fa, quando ho conosciuto l'imprenditoria, guadagnavo 800 euro al mese. Non sono un imprenditore, sono stipendiato, pagavo 600 euro di affitto ed era veramente difficile ogni mese. Mi mancava il tempo perché lavoravo 6 giorni su 7 e non avevo i soldi. E prendo coscienza a un evento di sviluppo personale e la mia vita può cambiare. È solo una questione di decisione, di significato che metto io nella mia vita, nei miei pensieri. E frequentando persone positive o negative, ho creato degli automatismi. E per esempio, invece di pensare a soluzioni, pensavo sempre al negativo, ai pensieri, ai problemi, alle difficoltà. Ho iniziato a cambiarlo. Quando ho iniziato il network marketing, l'ho visto come un'opportunità. E questa opportunità non ha fatto che crescere nella mia mente, man mano, nei mesi che andavano avanti. Ed è questo che vi invito a fare, perché se volete mantenere nel tempo, non sarà facile tutti i giorni, ovvio, ma vi può permettere di avere la libertà che desiderate. E soprattutto passa tutto da quello che succede lì nella vostra testa. Per questo stasera volevo focalizzarmi proprio su questo, farvi prendere coscienza di questo. Perché tante persone sono in quelle fasi, magari nella fase molto positiva, e mantenetela se ce l'avete. Perché non è una cosa che per forza durerà per sempre. Dunque le cose non sono mai date per scontate. E magari avete un mantra positivo oggi, continuate a mantenerlo, a coltivarlo tutti i giorni. Guardatevi nello specchio di mattina e passatevi il messaggio che volete passarvi. Perché se non lo mantenete, potrebbe andarsene e lasciare posto magari a dei mantra negativi, a dei problemi, a delle difficoltà. E se siete invece nel negativo, come vi ho detto prima,
per forza, voglia di dirvi, sarà difficile di riuscire con dei pensieri negativi. Per fortuna, forse attirerete qualcosa di positivo, ma la maggioranza di quello che voi purtroppo attirerete non sarà positivo se siete negativi. E dunque dovete in primis cambiare il vostro significato per poter poi cambiare il risultato. Voglio lasciarvi proprio con un'immagine mentale per farvi capire al 100% quello che vi sto spiegando. Ho una domanda per voi. Ho delle persone che hanno già magari pianto d'emozioni guardando un film semplicemente. Vi è capitato di piangere vedendo un film? Magari felicità quando era positivo, oppure magari nel caso contrario di tristezza, magari è triste, alla fine del film muoiono o qualsiasi cosa. Oppure sono arrabbiato, sono molto arrabbiato perché quello che sta succedendo non lo accetto, va contro i miei valori, non è normale che possano esistere delle cose così. Esco da me proprio, malgrado che un film, o sono agitato, nervoso, vi capita di essere veramente con l'ansia, con la paura per quello che sta succedendo nel film. E dunque le emozioni vi arrivano come se fosse reale. Vi capitate invece mai di sorridere perché la scena che state guardando è bella e sorridete. O magari ridere a crepapelle. Perché il film magari fa ridere, è un film comico, una serie comica. Ricordatevi quello che vi sto dicendo. Avete avuto la possibilità di avere un'emozione riguardo a delle immagini davanti a voi, associate a quello che era un suono, una vibrazione. Ma soprattutto siete stati impattati emozionalmente perché qualcuno dietro è stato bravo a farvi il produttore, chi ha fatto la scena, ha creato questo film, ha fatto il scenario, ha messo tutto in atto, dunque ha creato questo. Quello che ha fatto è che si è semplicemente detto: io voglio creare alle persone che mi guardano l'energia magari di rabbia o di paura, oppure l'energia di felicità o tristezza. Cosa farò? Metterò uno scenario che andrà a toccare che cosa? Nel cervello della persona che guarda, che mi ascolta, i pensieri. E dunque andrò a creare la paura perché a chi mi guarda penserà che è pericoloso. Pericolo vuol dire paura, oppure farò piangere di emozione perché è troppo bello quel che succede. Le persone finalmente si sposano, che dall'inizio magari avevano difficoltà, dunque creo emozioni positive. Quello che dovete realizzare è che uno scenarista ha la possibilità di giocare con voi in maniera positiva o negativa, farvi arrabbiare, farvi rendervi felici, mettervi in uno stato emozionale solo con delle immagini e dei suoni. Voi dovete essere, mettere in scena la vostra vita e i vostri pensieri, perché se qualcuno può farlo semplicemente con delle immagini, voi dovete riuscire a farlo. Dovete voi fare lo scenario della vostra vita, controllare i vostri pensieri, lasciare che la vostra persona, se non l'avete, dovete prendere il vostro controllo. Lasciatevi andare alle vostre emozioni, ma non a quelle degli altri. Scegliete, non fate sì che chiunque, a qualsiasi momento, possa creare le emozioni che voi avete, per il sistema di pensieri. Perché un pensiero crea un'energia che genera un risultato. Dunque il pensiero genererà l'energia di felicità e il risultato, o ridete o sorridete. Se avete paura, l'esperienza di paura farà un'energia di chiusura, di sentirsi male. E dunque il risultato sarà di sentirsi male. La rabbia, l'energia sarà violenta, aggressiva. Qualcuno chiuderà dentro di sé, dunque
il risultato sarà che non starete bene. E dunque, se riuscite a controllare i vostri pensieri, quelli che volete avere, controllerete anche i risultati perché creerete l'energia. Se fate la stessa cosa nel vostro business, prenderà un orientamento in una direzione completamente diversa. Dunque abbiate controllo sui vostri pensieri. Per questo ho detto, i vostri pensieri creano la vostra realtà. E siamo nati per avere successo, ma condizionati a fallire. Perché purtroppo chi ci circonda, le esperienze che facciamo, non ci portano sempre al successo, è una realtà. C'è tante cose negative intorno che succedono, o che persone negative. Io sono 8-9 anni che seguo pochissimo le informazioni. Non che non voglio essere informato, ma che voglio controllare le informazioni che mi arrivano, coscienti o incoscienti. E vi garantisco una cosa. Non mi impedisce di conoscere, sapere le cose, perché con tutte le persone, tutti il web, tutti sappiamo che c'è la guerra, ma non c'è bisogno di guardare i bombardamenti dalla mattina alla sera. E dunque vi porta un po' sullo stato d'animo che potete scegliere di avere. E dunque per spiegarvi un principio fondamentale per me, che mi aiuta a sentirmi meglio e di stare in un circondati da positività. Perché se guardate un'ora al giorno a pranzo e 2-3 ore la sera, telegiornali, tutti i problemi, guerre, bombardamenti o qualsiasi cosa che ci sono veramente problemi, è ovvio che dopo, che come fai a star bene? È come se tuo fidanzato, marito o moglie, voglio essere diretto, scusatemi, però voglio essere realtà, se chi vi circonda, famiglia o amici, vi dice che non valete niente, se ve lo dicono 365 giorni all'anno, alla fine il vostro valore non andrà bene, è una realtà. E infatti vi do dei principi di base che da applicare nel vostro business, perché è valido per tutto quello che vi sto dicendo. Nel vostro business, se voi versate ogni mattina, pensate che siete forti, che ci riuscirete, funzionerà. Ma se invece pensate il contrario, non funzionerà. E mettete azioni in atto per proteggere i vostri pensieri, le vostre energie. Ci sono tanti modi per poter essere avere un'energia positiva e delle esperienze positive. E non fatevi prendere dal negativo, perché il negativo è virale. Oggi, se c'è una cosa positiva, andrà molto meno virale di quello che è negativo. Per questo che i media, TV, giornali, cosa fanno? Bombardano di negativo, perché è molto più seguito. E dunque, state molto attenti alle persone e alle cose che vi circondano e scegliete le vostre esperienze, perché sono i vostri pensieri che alimenteranno la vostra energia e vi permetterà di avere dei risultati. I risultati sono la conseguenza dei vostri pensieri. E questo che volevo condividere con voi oggi. E dunque vi auguro una buonissima serata. E per chi le piace lo sviluppo personale, se proprio vi invito a farlo, perché è quello che vi permetterà di cambiare il vostro mondo esterno. Dunque il vostro mondo interno è direttamente proporzionale al vostro mondo interno. Dunque non pensate che sono gli altri che cambieranno la vostra vita, ma solo voi e i vostri pensieri potranno cambiarlo. E dunque vi auguro veramente di cambiare i vostri pensieri, di migliorare, di avere solo pensieri positivi per avere un'energia positiva e per avere dei risultati straordinari. E vi auguro una buonissima serata, ci vediamo lunedì per il Freedom Nation, buona serata e ricordatevi a pensare di curare il vostro spirito per vivere al meglio. Ciao a tutti, buona serata, ciao Italia.